Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Siccome nell'ultimo periodo mi sto truccando un pochino di più, anche se non si direbbe, oggi sono qua per registrarvi il video sui miei prodotti del periodo preferiti e che sento di consigliarvi in quanto mi ci sto trovando veramente bene. Dunque, io direi di iniziare subito. I primi prodotti che voglio farvi vedere sono dei prodotti che avrete visto sicuramente già all'opera in uno scorso video, ve lo lascio scritto qua, della mia base viso giornaliera. Se siete un po' curiosi potete andare a vedere l'applicazione in quel video. Primo prodotto che voglio mostrarvi è questo fondotinta liquido resistente all'acqua waterproof di Makeup Atelier Paris. È un fondotinta che sto utilizzando tantissimo e che mi piace veramente tanto in quanto riesce ad uniformare l'incarnato benissimo, come dice ovviamente il nome, è resistente all'acqua. Io ho provato a fare esercizi, insomma, ad allenarmi con questo fondotinta e devo dire che veramente svolge molto bene il suo lavoro. Durante l'attività fisica andiamo a sudare e il fondotinta di solito tende a sciogliersi un pochino. In questo caso, utilizzando questo fondotinta, non mi è capitato. Altra cosa che mi piace di questo fondotinta è sicuramente l'applicazione, perché si stende veramente bene sul viso e una volta applicato sembra di non avere niente sulla pelle in quanto è leggerissimo ma ad alta coprenza. Altro prodotto di cui voglio parlarvi è sicuramente questa palettina qua dei correttori di Wycon. È una palette molto versatile che costa intorno alle 13 euro ed ha un'ottima qualità prezzo. Io la sto utilizzando tantissimo in questo periodo la mattina per andare a coprire le mie occhiaie, per andare a coprire i miei rossori, per fare un po' di contouring e per andare un po' ad illuminare le parti del viso. Questi correttori vanno a coprire benissimo quelle che sono le imperfezioni. Il colore durante la giornata non va a finire nelle pieghette. Anche questa me l'avete vista utilizzare nello scorso video della mia base viso e come potete vedere riesce a coprire veramente bene tutte quelle che sono le discromie, le imperfezioni che abbiamo sul viso. Altro prodotto che sento vivamente di consigliarvi è questa base per il viso della Inglot. Io questo prodotto l'ho acquistato al Cosmoprof, mi sembra intorno alle 10-11 euro. La cosa che mi piace di questo prodotto, oltre al fatto che fa resistere tantissimo l'ombretto sulla palpebra, è il fatto che una volta andato ad applicare su tutta la palpebra vanno a coprire tutte quelle che sono le discromie e tutte quelle che sono le venettine che abbiamo sulla palpebra. Dunque non funge soltanto da base per gli occhi, ma bensì anche un po' da correttore in quanto va a coprire tutte le discromie. Funge un po' da paint pot, un color carne, quindi va benissimo per uniformare la palpebra. Ritornando al fatto della resistenza, questo prodotto fa resistere tantissimo gli ombretti sugli occhi e non li fa andare nelle pieghe dell'occhio. Altro prodotto che mi piace tantissimo utilizzare in questo periodo e che sento di consigliarvi veramente tanto è sicuramente la palette dell'highlighting del contouring di NYX. Come vedete questa palette la sto utilizzando tantissimo, soprattutto per quanto riguarda l'illuminante che mi sta quasi per terminare, che sicuramente ricomprerò al Cosmoprof. È una palette che costa intorno alle 23 euro, ma è veramente ottima. Soprattutto in questo periodo mi piace tanto andare ad applicare le polveri scure. Al suo interno non hanno perlescenze, sono completamente matte, secondo me vanno a riscaldare tantissimo gli zigomi una volta che ovviamente si vanno ad applicare. Ultimo prodotto per quanto riguarda il viso è sicuramente questo blush qua. È un blush della Just Cosmetics ed è il numero 060
cinnamon ed è questo color malva bellissimo che oggi ho su indosso. Come potete vedere va a dare al viso quel tocco di colore non troppo forte, ma va a riscaldare quelle che sono le nostre guanciotte e mi piace veramente un sacco perché non è né troppo pesante e né troppo chiaro. Secondo me per il periodo autunnale, quando si va ad applicare anche un rossetto molto scuro oppure un rossetto chiaro, secondo me è veramente ottimo. Passando invece agli occhi, voglio farvi vedere un prodotto che sto utilizzando tantissimo e che secondo me ha varie funzionalità. Vi spiego, sto parlando proprio dell'ombretto in crema di Make Up Atelier Paris. Ovviamente questo funge proprio da ombretto, ma io lo utilizzo anche come matita all'interno dell'occhio e sia anche come eyeliner. Una volta che l'andiamo ad applicare nella rima interna dell'occhio non dà assolutamente fastidio, anzi si va proprio a individuare la linea nera netta all'interno dell'occhio, che è veramente bellissima. Siccome è veramente scuro e molto intenso, secondo me è ottimo anche per andare a ricreare le linee di eyeliner. Dura veramente tantissimo in quanto anche questo è resistente all'acqua. L'unica pecca, oppure qualcuno lo può vedere anche come una cosa positiva, è che quando ci andiamo a struccare si fa un po' fatica in quanto resta un pochino sulla palpebra. Vi consiglio magari di andare ad applicare uno struccante bifasico, così andate a togliere tutto senza problemi. Comunque è un ombretto consigliatissimo. Sempre per quanto riguarda gli occhi, vi consiglio tantissimo un mascara. È un mascara che è uscito tantissimo tempo fa, ma che ho avuto solo modo di provarlo in questo periodo, e sto parlando proprio del Mega Volume Miss Manga di L'Oreal. È un prodotto che dovrebbe fare le ciglia come i manga ed è realmente così. Questo mascara mi ha lasciato letteralmente senza parole. Sapete che a me mi piacciono tantissimo le unghie lunghe, folte, voluminose, nere, allungate, insomma stile manga, e questo mascara ha esaudito tutti i miei desideri. L'unica pecca di questo mascara secondo me è il fatto che lo scovolino si va un po' a piegare durante l'applicazione, ma se abbiamo cautela e non siamo molto aggressivi sugli occhi, comunque il risultato che si va ad ottenere è veramente eccezionale. Anche sulle ciglia inferiori, come potete vedere l'ho applicato oggi, è veramente fantastico. Ultimo prodotto per quanto riguarda gli occhi, voglio consigliarvi una palette della The Balm che sto utilizzando tantissimo ed è proprio la Meet Matte Nude. All'interno della palette troviamo tutti questi colori che secondo me sono perfetti proprio per questa stagione autunnale, in quanto abbiamo toni caldi sul marrone, sul grigio, e secondo me sono perfetti appunto per questo periodo e sono tutti completamente matte. La cosa che mi piace tantissimo di questi ombretti è che sono setosi al punto giusto, che si vanno a sfumare benissimo e che con tutti questi colori si possono creare veramente tantissimi tipi di trucchi, a partire da un trucco semplice. Questi ombretti mi piace soprattutto andarli ad utilizzare per creare degli smokey eye sugli occhi, secondo me sono veramente perfetti per questo utilizzo. Ultimi due prodottini che sento di consigliarvi e che mi stanno piacendo veramente tantissimo sono due tinte labbra. La prima che vi faccio vedere è questa qua di Sephora, la numero 13. Ne sente parlare tantissimo sul web. È un color malva bellissimo. La cosa che mi piace di questo prodotto è sicuramente la texture, in quanto è setosa, si stende benissimo se le labbra, è una tinta che non va a seccare assolutamente le labbra, cosa che alcune tinte labbra purtroppo vanno a fare. Questa resiste tantissimo, ragazze, veramente tanto, a qualsiasi cibo olioso e a qualsiasi bevanda. Io la sto utilizzando già da tantissimo tempo e non mi ha ancora delusa, soprattutto per il semplice motivo che ha anche una ottima qualità prezzo, in quanto queste tinte labbra in negozio si vanno a pagare sulle 10,90 euro se non mi sbaglio, ed è veramente pochissimo per una tinta labbra che svolge benissimo il suo lavoro. Altra tinta labbra
che sento di consigliarvi è questa qua di NYX, la numero 06, e si chiama Push Up, ed è quella che oggi ho su indosso io. Come potete vedere è un color nude bellissimo e è perfetto anche per questo periodo autunnale, nonostante sia comunque un colore molto chiaro. Anche questa tinta labbra si va a stendere benissimo con il suo applicatore fantastico delle classiche tinte labbra NYX. Resiste tantissimo, l'unica cosa che ho notato è che si va a screpolare un pochino, si va a togliere un pochino all'interno della bocca, però essendo un colore molto chiaro non vai a farci tanta attenzione. Bene ragazze, questi erano tutti i prodotti che sto utilizzando maggiormente in questo periodo e che vi consiglio tantissimo. Fatemi sapere voi se avete provato qualcosa e se la pensate realmente come me, oppure fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di questo periodo. Se questo video vi è stato utile vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, io vi mando un grossissimo bacio e vi lascio al prossimo video. Ciao bimbe!